Cosa significa investire in materie prime? Cosa sono le materie prime o commodity? Oro, petrolio, argento, gas naturale. Sono tutti esempi di materie prime o commodity scambiate sul mercato. Si tratta di beni primari, anche detti beni fungibili, perché possono essere sostituiti con altri della stessa tipologia in quanto le loro caratteristiche sono molto simili. Le materie prime possono essere raggruppate in due categorie, soft e hard commodity. Le soft commodity sono quelle derivanti dal settore agricolo e dall'allevamento, suddivisibili in beni agricoli e carni. Parliamo quindi di materie prime come il frumento, la soia, il cacao, il cotone, il tabacco e lo zucchero, ma anche di bovini e maiali. Le hard commodity sono invece le materie prime del settore energetico, metalli preziosi o industriali. Vanno dall'oro all'argento, dall'alluminio all'acciaio, dal gas al petrolio, fino all'energia elettrica. Questi prodotti non lavorati, in quanto tali, sono interscambiabili. Infatti è difficile differenziarli. Due quantità pari di oro avranno lo stesso valore, a prescindere da dove venga estratto. Così come un barile di petrolio vale esattamente quanto un altro barile, per fare un altro esempio. Proprio per questa loro caratteristica, il prezzo delle materie prime viene fissato dal mercato stesso. Come funziona il mercato delle materie prime? Le materie prime possono essere distinte tra materie prime tradizionali e quelle non tradizionali. Quelle del primo tipo sono negoziate in borsa e accessibili direttamente agli investitori. In questa categoria ci sono prodotti agricoli, energia, metalli preziosi e industriali. Le materie prime non tradizionali sono invece spesso accessibili tramite l'acquisto di azioni delle imprese che le gestiscono. Esempi di queste materie prime sono le energie alternative o il carbone. Ad esempio, in un momento in cui le agende dei governi mirano alla decarbonizzazione, molti investitori puntano sui titoli di aziende produttrici di biocarburanti o di energia elettrica alternativa. Insieme alle azioni e le obbligazioni già affrontate in altri video, anche le commodity oggi rappresentano una asset class, con specifici indici e strumenti di investimento. Vediamo quali sono. Come si può investire in materie prime? Come accennato, le possibilità di investimento in materie prime sono varie. L'investimento chiamato spot permette di comprare fisicamente la materia prima al prezzo di mercato. Quindi, per esempio, si può acquistare e ricevere effettivamente dell'oro. Una forma consueta di investimento in materie prime sono i commodity futures, contratti derivati mediante i quali le parti si impegnano a scambiare entro un certo termine un determinato quantitativo di un bene a un prezzo predefinito. Il sottostante di un commodity future può essere una qualsiasi materia prima, dall'oro al petrolio. Facciamo un esempio. Decido di acquistare un future sul petrolio a 1000 euro, supponendo che il prezzo aumenterà e prevedendo che a una certa data, ad esempio dopo 6 mesi, quel future venga rivenduto. Se riuscirò a venderlo a 1200 euro dopo 6 mesi perché la quotazione del petrolio è aumentata, allora avrò guadagnato 200 euro. Ci sono poi i prodotti su indici, che combinano più future su materie prime. Gli indici sono composti da panieri di materie prime diversificate. Uno dei più importanti, ad esempio, è il Goldman Sachs Commodity Index, GSCI, composto per oltre la metà da energia, ma anche da materie prime agricole, metalli industriali e preziosi. Può essere anche la banca stessa che negozia e offre ai clienti prodotti di investimento sulle materie prime. Si può investire in questo settore anche tramite gli ETF, di cui abbiamo già parlato, quotati in borsa e negoziati come le azioni. Anche le Exchange Traded Commodities, ETC, sono quotate in borsa e costituiscono una valida opportunità di investimento in materie prime fisiche oppure in indici su commodity. Il prezzo degli ETC è legato all'andamento della materia prima sottostante. Infine, attraverso gli investimenti diretti in azioni di società produttrici di materie prime, è possibile investire in queste indirettamente. In questo caso, però, l'andamento delle azioni non dipende solo dal prezzo della materia prima, ma anche dall'andamento dell'impresa stessa. In pratica, non è detto che se investo nel titolo di una società produttrice di energia rinnovabile, il guadagno dipenda solo dall'andamento del prezzo dell'energia. Dove vengono negoziate le materie prime? Il mercato di borsa italiana, dove avvengono i negoziati di strumenti ETF ed ETC che replicano l'andamento di indici e materie prime, è chiamato ETF Plus. Ci sono diverse borse nel mondo dove vengono scambiate le materie prime. Ad esempio, in Europa all'Intercontinental Exchange, ICE, si negoziano merci come cacao, cotone, caffè, zucchero, succo d'arancia concentrato o energia elettrica. Al New York Mercantile Exchange,
NYMEX sono invece negoziati il WTI Crude Oil, la nafta, il gas naturale, il propano, la benzina, l'oro, il platino, il palladio e l'argento. In Cina, invece, la Dalian Commodity Exchange, DCE, rappresenta la seconda borsa al mondo per lo scambio di future nel settore agricolo. Perché il prezzo delle materie prime cambia? I fattori che incidono sui prezzi delle materie prime sono vari. In primo luogo, i prezzi delle commodity seguono il rapporto tra domanda e offerta. Aumentano cioè con l'aumentare della domanda, o quando si verifica un calo della fornitura o delle scorte. E scendono invece in caso di diminuzione della domanda o dell'aumento dell'offerta. Ma ci sono anche altri fattori che determinano le oscillazioni. Anzitutto, generalmente i prezzi sono espressi in dollari americani. Il valore del dollaro può aumentare o diminuire, e di conseguenza anche il prezzo delle materie prime segue questo andamento. A incidere possono subentrare poi i fattori geopolitici. Alcune materie prime sono prodotte infatti in regioni caratterizzate da grande incertezza politica. Il petrolio, ad esempio, è prodotto soprattutto nei paesi medio orientali. Il prezzo di Brent e WTI, per esempio, può essere quindi influenzato anche dalle tensioni che si verificano in questa regione. Di conseguenza, anche l'andamento economico di un paese grande produttore o un grande utilizzatore di una certa materia prima può influenzare il prezzo di una commodity. Inoltre, vanno considerati gli eventi naturali, che hanno un ruolo decisivo nel determinare i prezzi, specialmente nel settore agricolo. Un clima favorevole, infatti, può generare un raccolto eccezionale, mentre un clima avverso o una catastrofe naturale può comportare la distruzione dei raccolti, con un conseguente calo della fornitura di una materia prima. Senza dimenticare che anche i costi di trasporto possono avere un ruolo nello spostamento dei prezzi delle materie prime. Ma cosa succede se il rialzo delle materie prime persiste nel tempo? Il superciclo delle materie prime. In alcuni casi il prezzo delle materie prime continua a salire per molti anni senza mai abbassarsi. Questo fenomeno viene chiamato superciclo. Si tratta però di un evento raro, che non segue la normale legge della domanda e offerta, ma che è legato a questioni monetarie, economiche o geopolitiche. Ad aver innescato l'ultimo superciclo delle materie prime è stata la rapida industrializzazione nei paesi chiamati BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, rallentato poi dopo la crisi finanziaria del 2008. Investire in materie prime, vantaggi e rischi. Quali sono i vantaggi e i rischi nell'investire in commodity? Tra i vantaggi va considerato che il rendimento e o il rischio associato si muove in modo largamente slegato da quello di azioni e obbligazioni, consentendo quindi un miglioramento del profilo di rischio di un investimento. In periodi di elevata volatilità e forte incertezza dei mercati, le materie prime svolgono quindi un importante ruolo di diversificazione del portafoglio come bene rifugio. Inoltre, e questo vale in particolare per l'oro, offrono anche una copertura dall'inflazione e dai rischi valutari e geopolitici. Non mancano però alcuni rischi. Investire in materie prime può esporre a oscillazioni di valore che dipendono da diversi fattori in gioco. Ecco perché in una strategia di portafoglio si diversifica e si evita una forte concentrazione di investimenti su singole materie prime, a causa dell'elevata volatilità e dei rischi connessi alla variazione dei prezzi. Ricapitolando. Le materie prime o commodity come oro, petrolio, argento, gas naturale possono essere scambiate sul mercato. Sono asset class con specifici indici e strumenti di investimento. Possono essere acquistate direttamente al prezzo di mercato, tramite le banche, oppure comprate attraverso gli ETF o le ETC, Exchange Traded Commodities, o facendo investimenti diretti in azioni di società produttrici di materie prime. Il prezzo delle materie prime può oscillare per via di diversi fattori, ma alcune di esse vengono comunque definite come bene rifugio, quando c'è elevata volatilità e forte incertezza dei mercati azionari e obbligazionari. Tutto chiaro? Bene, allora al prossimo episodio!